io, con gli studi che ci hanno stato fatti da tanti amici, ho visto qualcuno presente, non lo voglio citare con affetto soltanto, ma insomma, quando la gente ha passato il gambe a leggere altri notorini, amici cari, ma che dico, la vogliamo penetrare in questo paese che ricerca documenti, che fa ricerche decenti, deve essere considerata la strega, con tutto rispetto di gente che scopiazza quattro cose, insomma, basta ormai, nel 2012, 2013, siamo grati a chi in questi decenni ci ha fatto vedere, ripeto, atti notarili, a cercare, li ha documentati, chi ha fatto ricerche archeologiche, chi si è girato con l'antica migliaia di volte, come vi parlo, che l'ha girato tantissime volte, però sono di conoscere con le proprie tasche, anche se non ne ho parlato mai, non l'ho scritto mai, perché non è il mio mestiere, io non sono storico, non so più niente, sono, come dice prima, un vecchio professore a Uvis, e poi amo la società come tanti altri, insomma, no. Però oggi, grazie a Dio, ripeto, per il lavoro di tante persone che dobbiamo ricordare e apprezzare, alla quale non dire grazie per davvero, noi oggi siamo in grado di sapere molte più cose, perché era un terreno drammatico, non so se voi lo ricordate. Noi ragazzi studiamo la storia dell'Inghilterra, apprezzabile, la storia della Francia, ci mancherebbe, la storia la fate voi di qualsiasi posto, ma della storia della Sicilia non sapevamo completamente nulla, la storia dell'agricoltura del nord, no? Dei paesi del nord. Allora l'agricoltura nostra di grandissimo interesse sotto ogni riguardo fino ad oggi non abbiamo che marginalmente degli studi, sarebbe ora che qualche ragazzo facesse una bella tesi di laurea sul sistema della coltivazione d'avola nel 400, perché si può fare oggi, perché il fatto stesso che noi volessi esame in un certo modo e io tenessi esame in un certo modo e siamo molto più difficili e simili di quando comunemente non si creda, perché è chiaro, a una nota che erano cambiando anche loro, insomma, no? Non è quella distanza tra nota antica e avola antica fosse moltissima, ma voglio dire, tutto un sistema di coltivazione, di rapporti economici, politici, sociali, ma li vogliamo finalmente studiare, perché oggi, grazie a Dio, ripeto, li possiamo studiare, perché c'è gente la quale ci ha fatto queste grandi ricerche, e noi siamo grati a questi amici, a queste persone, e dobbiamo continuare, mi spiace che non seguo molto la politica locale, non ti sembra strano, immagino che il sindaco sarebbe neanche con qualche altro manifestatore più importante, l'assessore competente, immagino. Per piacere, abis e tieni lui a me, non vorrei che qualcuno pensasse, Paolo Magro solo lo sta facendo, no, mi occupo di altro. Potrei dire, da vecchio superbo e presuntuoso come sono, dei minimi sono ancora a te pretero, ma non è neanche questo, io voglio bene a tutti. Ma voglio dire, siccome vedo che non c'è nessuno posto dell'amministrazione, se c'è qualcuno perdonate, mi piacerebbe che si andasse finalmente alla tutela vera dell'archivio comunale, dell'archivio storico, del palazzo Modica, tutte queste cose che non nascono per caso, nascono perché c'è stato attento nella politica precedente, studioso, e ripeto che ringraziamo, che hanno passato gli anni andando a ferreare a tutti i banchi, facendosi l'amicizia e tutto il resto. Allora, ritornando al tema, abbandonate questo mio sfogo, ripeto da vecchia volese, quindi, il venerdì c'è il primo grande colpo, diciamo, del terremoto, e le fonti ci dicono, il buon sacerdote qua ci dice, che soprattutto fu il quartiere di Suso a crollare quasi del tutto. Si parla di oltre 500 morti. Premetto subito che i dati sul terremoto del 1693, come potete capire, sono dati aleatori, perché noi diciamo più di 1000 persone, le fonti ufficiali parlano di 300, altre fonti contemporanee parlano di 800, evidentemente c'è, cioè, era difficile, è chiaro. Se è difficile anche oggi, penso stato loro contare tutte queste volte. Allora, primo dato, crollerebbe del tutto quasi il venerdì, ripeto, la parte alta del paese, quartiere di Suso. Suso dice la stessa parola, ricordate a modo che la parte alta si chiamava Suso. È la parte alta del paese, la parte alta della città, che viene completata dal castello, evidentemente. Vedremo pure perché aula una terra del 300 già, almeno il 300. Cioè, sì, era un centro abitato abitualmente, non era un casale, come ancora si scrive. Anche se abbiamo dei documenti del 1308, chissà, se c'è un uso comune che ancora si dice casale arbore, però già aula nel corso del 300 e una terra, c'è un centro abitato permanentemente circondato di comune. Ripeto, l'archeologia, io ho premesso
archeologia è fonte archivistica, oltre fonte letteraria, però da usare con molta moderazione. Quindi